Sono gli alunni del liceo Nolfi Apolloni tra i protagonisti di tanti eventi fanesi che con impegno ed edizione collaborano svolgendo il PCTO, percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, dove gli studenti devono svolgere esperienze di tipo lavorativo e di orientamento nel lavoro che li aiutano a scegliere il loro percorso di studi futuri e lavorativo. Per i licei sono 90 le ore che gli alunni devono dedicare al progetto negli ultimi 3 anni liceali, tantissimi gli eventi a cui si dedicano, in primis Passaggi Festival. Come è nata la collaborazione tra il liceo Nolfi e Passaggi fino ad essere diventati la scuola partner del festival? Noi siamo il liceo umanistico della città con i nostri indirizzi classico, linguistico, di scienze umane, economico, sociale, artistico, e quindi ciò che accade nella città a cui siamo evidentemente legati nei campi culturali della letteratura, della cultura, dell'arte, ci trova interlocutori desiderosi, volenterosi e interessati in prima battuta. Quindi sia Passaggi per la letteratura che propone, per le occasioni che propone in questo settore, ma anche la Fano Malatestiana nel campo della storia della città, ma così come anche il Fano Jazz per l'arte in senso lato, hanno in noi, destano in noi un interesse, e siamo grati, anche riconoscenti, che è anche un pochino, come dire, orgogliosi del fatto che la città trovi nel nostro liceo un interlocutore credibile. Per un preside, quanto è importante vedere gli alunni del proprio istituto darsi da fare volontariamente per eventi culturali così impegnativi? È molto importante, perché lo scopo della scuola sono gli studenti, non è un altro lo scopo. Noi lavoriamo, noi esistiamo affinché i giovani possano crescere, e crescono attraverso le discipline di studio, ma crescono anche attraverso queste occasioni di incontro collaterali che sono molto importanti. In che modo avete collaborato con il festival? Io ho contribuito al festival lavorando per la redazione web. Si trattava di seguire un paio di incontri a giornata e alla fine della serata scrivere un articolo che poi veniva caricato sulla piattaforma, che poi andava poi sul sito del Passaggi Festival. Che bagaglio culturale vi ha lasciato la collaborazione con Passaggi? Sicuramente la conoscenza di tante dinamiche, tante situazioni, destreggiarsi all'interno di un ambiente lavorativo che alla fine è lo scopo ultimo del PCTO, per formare la persona con un'esperienza che va oltre lo scolastico, lo studio normale di scuola, per introdurla appunto al mondo del lavoro. Vi invito a mandare un messaggio a tutti i vostri coetanei che vi stanno guardando per stimolarli a prendere parte a queste iniziative. Mettersi in gioco, provare a fare cose di cui non si è sicuri, uscire da quello che è la propria zona di comfort, per mettersi alla prova e riuscire a scoprire nuove parti di sé che magari sono estremamente talentose, estremamente capaci in un ambito che prima in realtà si riteneva totalmente al di fuori della propria possibilità. Quindi mettersi in gioco, provarci a prescindere da tutto e crederci, credere in se stessi. Tra le tante attività avete collaborato anche con Fano Malatestiana. Raccontaci questa esperienza. In totale siamo stati 32 e abbiamo fatto da guide storiche nei luoghi malatestiani di Fano. E a proposito di Fano Malatestiana, indossi un vestito da damigella. Noi nei 3 giorni della Malatesta Fano abbiamo indossato degli abiti storici e eravamo posizionati nei diversi punti dove le persone arrivavano e noi spiegavamo un po' la storia. E, per esempio, io avevo la corte e il mercato storico, c'è chi spiegava per esempio il teatro e la piazza della Fortuna. È stata un'esperienza importante e altamente formativa.